esempio. Pizzeria, hotel dell'aria. Davison. Fermi da Cernobbio e si fa gli anni che ci vengono tutti. Thank you.
del curioso di non farti rumore quello del ticco dell'orologio. Una volta c'era. Grazie. Provare a battere un po' col martello, intanto. Se vuoi provare a battere col martello per fare un po' di atmosfera. Sì, adesso. Per la scuola più piccola. Giustamente. Ma questo è? Sì, è sempre fuori. Cosa cercavo? Uno spillo? Sto facendo una punta di freccia. Ah, capito, grazie. Vede. Che bella. Bellissima. Questa qua ha il cono praticamente. L'ha fatto lei? L'ha fatto? Sì, appena fatto. Ma com'è che fa a fare il circolo qui, il buco? Come praticamente crea un ventaglio in ferro, battendo lo spiano, ventaglio, e dopo incomincio a rigirarlo. Ah, capito. E creo il cono. Oh, meraviglioso, bravo. Grazie. Spostando quella roba lì si viene a avere il tessuto? Si viene a avere il bordo qui, sì. Capito, ma una volta erano mica così sofisticati, erano già così? Sì, erano già così.
Questo risale a cosa? 1600? No, sui 1200, anche urca, 1000. Urca. Ancora nell'era del ferro, poi come, i celtici l'hanno... E voi come che avete fatto a vedere su qualche... Su vari libri abbiamo trovato, abbiamo visto dalle icone, poi abbiamo visto, ci sono anche dei musei, specialmente in Francia, dove ci sono state delle ricerche. Grazie. Cioè praticamente le fa passare avanti e indietro quella roba lì? E giro. Cioè, scusi? Giro le tavolette. E girando cosa ottiene? Alzo il colore e cambio il disegno. Poi faccio passare la navetta, la trama. Ma com'è che fa a indovinare un tipo di disegno anziché un altro? Lo preparo prima. Con degli schemi che ho trovato poi sui libri, li preparo. E ce l'ha questo esempio di schemi? No, qua non ce l'ha. Ce l'ha a casa? Ce l'ho a casa. Capito? Queste giornate qua cosa si collegano, queste giornate qua che avete fatto di medievali? Cioè per riprodurre, per far vedere i lavori di una volta. Io vengo da Brescia, quindi sono stata chiesta di venire qua a far vedere la mia tessitura. Capito, va bene. E questo qui gira perché cosa? Per tenere in trazione? Per tenere in tensione. Capito. Ringrazio allora. Perché nessuno di noi ha mai avuto un'esperienza reale. Infatti. Cioè...